Intorno alla prima metà del 1200, la città di Viterbo, dominio papale già da alcuni secoli, era una preda molto ambita dall'imperatore Federico II, nemico acerrimo della Chiesa. Perciò guerre e vendette insanguinavano di continuo il viterbese. Eppure in quegli anni terribili sorsero grandi esempi di santità che placavano gli odi, confondevano gli eretici e riconquistavano alla religione moltissime anime. Intanto nel 1233 a Viterbo nasce da umile famiglia una bambina e al battesimo le viene imposto il nome di Rosa. 3 anni più tardi... Mamma! Guarda come mi prendono le briciole dalle mani. Oh, gli uccellini lo fanno ormai da quando avevi 1 anno e mezzo. Qualche tempo dopo l'infanzia, Rosa un giorno accompagna i genitori per l'ultima visita alla zia, morta improvvisamente. Oh, Maria, sorella! Ditemi, com'è successo? Mamma ha sofferto, è avvenuto d'improvviso mentre rassettava. Signore, la vostra pietà risuscitò Lazzaro. Abbiate compassione anche di noi. Fate rivivere questa povera morta. Zia, il Signore vuole che tu torni in vita. Obbedisci al comando del Signore. Ma cosa dice questa fanciulla? Guardate, si muove! Resuscita! In questo tempo, dalle piazze di Viterbo, risuona la parola dei frati francescani. Rosa ne diventa un'assidua ascoltatrice. Viene presa dall'ideale francescano e grazie anche a questo, più tardi, sarà spiritualmente pronta ad eseguire le istruzioni che verranno dall'alto. Intanto esercita la penitenza e la carità. Si priva del poco cibo per darlo ai poveri. Il padre però la rimprovera, perché se Rosa continuerà così, si ammalerà seriamente. Allora la giovinetta nasconde il pane nel grembiule per poterlo donare. Ma un giorno... Rosa! Sì, babbo. Cosa nascondi nel grembiule? Ecco, credo che siano delle rose. Rose? In questa stagione? Fa vedere. Oh, signore, aiutami. Oh, delle rose fresche in novembre. Incredibile! Il 22 giugno, Rosa è moribonda, vegliata dalla mamma e da alcuni parenti, quando d'improvviso si rianima e sorride rapita verso un punto della stanza. Oh, chi siete, bella signora? Io sono la rosa senza macchia. Sono il fiore sempre oleggiante. Comandate, Madonna mia, e io obbedirò. Tu, Rosa, farai quanto ti dirò e poi, pregando nella tua stanzetta, aspetterai l'ora di Dio. L'apparizione della fanciulla per le vie di Viterbo è destinata a richiamare l'attenzione della cittadinanza sulla missione che la provvidenza le ha affidato e che Rosa eseguirà pregando, cantando inni sacri e predicando. Venite, genti! Ascoltate la parola di Dio! Guardate questo crocifisso che sanguina per i nostri peccati. Abbandonate l'odio e tornate all'amore. Convertitevi o sarà la perdizione delle anime in peccato. E ora preghiamo insieme. Ma i nemici della Chiesa, vedendo i frutti che Rosa raccoglie, decidono di agire spietatamente. Mainetto Boboli, tu che sei luogotenente dell'imperatore, ascolta. Se quell'esaltata predicherà ancora, i viterbesi si solleveranno contro di noi per mettersi di nuovo sotto la protezione del Papa. E dunque, cosa mi consigliate di fare? La fanciulla predica incitata sicuramente dai genitori. Perciò chiedo che tutte e tre vengano puniti esemplarmente. Accordato. Siano mandati in esilio a Soriano. Lì avranno vita durissima, ma si faccia con prudenza affinché il popolo non s'accorga. Nel cuore della notte, Rosa, Giovanni e Caterina vengono cacciati da Viterbo. È il 5 dicembre. La campagna è coperta di neve. Il freddo è intenso. Si cerca quasi di farli morire prima dell'arrivo in terra d'esilio.
Dove andremo? In mezzo a tanta neve? Moriremo di fame e di freddo. Mamma, babbo, non state in pena. L'angelo che ci accompagna mi ha detto che non passeranno molti giorni e vi saranno grandi novità a sollievo degli amici di Dio. Il 13 dicembre, infatti, a 8 giorni di distanza, le parole di Rosa si avverano. L'imperatore Federico II, persecutore della Chiesa, muore in Puglia. Dopo questo avvenimento, per circa 20 giorni, Rosa si ferma a Soriano. Quindi si accinge a far ritorno a Viterbo, libera ormai dal giugo ghibellino. Nel tragitto, però, si ferma per 3 giorni a Vitorchiano. E proprio a Vitorchiano la provvidenza riserva l'onore del prodigio. Qui, infatti, Rosa ottiene la vista ad una coetanea cieca. Dimmi, delicata, da quando i tuoi occhi non vedono? Fin dalla nascita. Oh, Rosa, guariscimi! Tu credi che potrò farlo? Sì, Rosa, io credo. Gesù disse: vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi dei ciechi si aprirono. E ora, delicata, in nome del Signore, guarda la luce. Oh, io vedo! Vedo! Miracolo! Miracolo! Il secondo prodigio è la prova del fuoco. Questa prova è legata alla durezza di cuore di una donna eretica e dedita alla magia. Visto inutile ogni umano tentativo di conversione, propone la prova del fuoco a conferma della verità della fede cattolica. Così, sulla piazza di Vitorchiano, gremita di popolo, Rosa sale sul rogo. Ma ella sente che Dio non fa le cose a metà, così come sente la voce dello Spirito che le dice: non temere, io sono con te, io ho vinto. Infatti, consumato il rogo, Rosa esce da quel fuoco, fresca come un fiore coperto di rugiada. Dopo quest'ultima vittoria, Rosa torna a Viterbo, ormai passata sotto la protezione del Papa. L'entusiasmo popolare è incontenibile. Rosa è tornata! È tornata la nostra santa! Andiamo alla sua casa! Andiamo alla sua casa! Andiamo alla sua casa! Poi, un giorno... Mamma, oh figlia, Gesù ha benedetto un angolo di questa casa che un giorno farà parte del mio monastero. Queste parole sanno di profezia. Infatti Rosa cerca un luogo sacro dove ritirarsi in preghiera e trascorrervi i pochi mesi di vita che ancora le rimangono. Perciò busserà all'unico convento esistente in Viterbo, quello di Santa Maria, delle suore Damianite, e che sorge a pochi passi dalla sua casa. Figliola, non possiamo accettarti perché i posti disponibili sono tutti occupati. Forse più in là. Pazienza, madre mia. Tornerò a bussare magari dopo la mia morte. E allora rimarrò sempre con voi. Nel febbraio del 1251, delle fortissime febbri la riducono in fin di vita. Alla notizia, quanti la conoscono accorrono trepidanti. Oh, Rosa, cari e buoni amici, non piangete. Io andrò a contemplare l'infinita bontà di Dio che ho tanto amato. Prega per noi, Rosa. La tua benedizione. Pregate solo e sempre il Signore. Oh, madre, babbo. Figlia mia. Addio in cielo. Rosa, Rosa. Gesù, Giuseppe, Maria, nelle vostre mani affido la mia anima. Chiuse gli occhi il 6 marzo del 1251, all'età di 18 anni.
dopo aver compiuto la sua missione, dopo aver soddisfatto il compito che la provvidenza le aveva affidato. 18 mesi soltanto dopo la morte, Papa Innocenzio IV ordinava l'inizio del processo di canonizzazione. Il corpo di Rosa venne disseppellito e fu trovato intatto, morbido e flessibile, come se la morte non l'avesse sfiorato. Ancora una volta si gridò al miracolo. 6 anni più tardi, nel settembre del 1258, Papa Alessandro IV, nella sua permanenza a Viterbo, ordinava la traslazione delle spoglie di Rosa nel monastero di Santa Maria. Per la sua solennità, la cerimonia doveva rimanere memorabile negli annali di Viterbo. Si avverava così la profezia fatta da Rosa. Tornerò a bussare magari dopo la mia morte. E allora rimarrò sempre con voi. Da quel settembre 1258, Rosa e il monastero di Santa Maria sono indissolubilmente legati, tanto che la casa religiosa è conosciuta unicamente come Monastero di Santa Rosa. Davanti a Rosa noi ci chiniamo con l'animo di coloro che da 7 secoli sono passati nella sua chiesa. Ci uniamo all'omaggio devoto di ben 13 papi che da Alessandro IV a Pio IX si sono inginocchiati davanti alle spoglie mortali della Santa Viterbese, custodite nella chiesa che porta il suo nome.